allora, alcune considerazioni su questi risultati. Intanto, tre quarti dei partecipanti affermano che l'Europa ha portato dei vantaggi. Ha portato dei vantaggi in settori che sono quelli fondativi, a mio avviso, del nostro stare insieme, cioè la libera circolazione delle persone, non dei beni, non dei capitali, delle persone, la libera circolazione delle persone e lo scambio culturale, l'Erasmus, dunque scambi culturali, libera circolazione, pace e stabilità. Ecco, mi pare che questa sia la risposta a chi dice che dopo Brexit ci dobbiamo fermare. Dopo Brexit ci dobbiamo fermare e dobbiamo solo concentrarci sulle questioni economiche. No, la nostra consultazione ci dice qualcosa di diverso. Ecco, la nostra consultazione ci dice anche che rispondiamo noi italiani a quei paesi che dicono costruiamo nuovi muri, che credono che l'Europa sia una seconda.